11 giorni, 18 giorni di tempo perché accada qualcosa di rilevante. No, sapevo che ti avrei stuzzicato. Dopo quell'episodio dell'anno scorso in cui avevamo tirato fuori tutti i risultati di Valverde, sapevo che la chiamavo la tua risposta sul tema. E la statistica, comunque, in realtà è interessante qualora dovesse avverarsi. Comunque, tutto ciò, 11 giorni di corsa, mai peggio di 20esimo, di 25esimo Valverde nelle corse che ha disputato da quando è diventato campione del mondo. Sempre per dare contezza della grandezza dell'atleta di cui stiamo Vediamo parlando. se la maledizione della maglia iridata non colpisce. No. Oh, che meraviglia! La Che... maledizione della maglia Questa iridata. cosa negli ultimi 3 anni abbiamo preso veramente pace. Cioè, negli ultimi 3 anni abbiamo respirato questa cosa. Primo, tu sei tifoso di Sagan e hai ragione a parlare di lui, ma tu immagina che c'è Ma va. gente che parla di maledizione della maglia iridata dopo che il ciclismo ha visto Eddy Merckx correre. E c'è gente che dice la maledizione della maglia iridata. Rifletti su questa cosa. Noi adesso salutiamo i Sì? Come nostri. Guarda, non faccio neanche la conclusione finale, non faccio neanche i saluti. Proprio. no? A te sì, però senza tutto il pippone sui social, le No, cose. niente. Vi dico, cari ascoltatori, io vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione e ringrazio te, per la chiacchierata. Riflettete sul fatto che c'è gente che parla di maledizione della maglia iridata quando Eddy Merckx ha messo il sedere su una bicicletta. Da parte mia, un caloroso saluto. Ciao Primo, grazie mille. Ciao a tutti, tranne a quelli che credono alla maledizione e alla maglia iridata. Non siate superstiziosi, sì che porta male. Ciao!